Ok, allora, buonasera a tutti, sono Simona Bernabei, sono il referente pedagogico eTwinning per la Toscana. Oggi siamo qui, per un webinar che fa parte degli appuntamenti formativi inseriti nel piano regionale, finanziato da INDIRE e progettato assieme a USR Toscana, quindi con la professoressa Cecchi, che è il referente istituzionale, con me e con tutto il gruppo degli ambasciatori toscani, che sono come me docenti che si occupano di twinning da molti anni, alcuni da meno anni, ma comunque con grande entusiasmo, grande competenza e generosità. Dico generosità perché ci tengo veramente pubblicamente a ringraziare queste colleghe e i colleghi che lavorano insieme con me, perché questi sono periodi in cui il lavoro a scuola è molto impegnativo e anche la vita di tutti i giorni, diciamo. Quindi il fatto di, da una parte, noi che siamo qui a fare i formatori, dall'altra parte chi è con noi a partecipare con noi a questo momento, credo che sia veramente doveroso ringraziare da una parte le ambasciatrici e dall'altra parte chi è con noi. E quindi io dico semplicemente che questo nella nostra mente, diciamo, nasce come un evento follow up del seminario di Pontedera, che c'è stato la settimana scorsa, un ottimo successo, ha avuto molti partecipanti e abbiamo avuto l'idea di diciamo dare un seguito a questo seminario con un webinar, e perché potevano essere sorte delle domande, comunque poteva essere occasione per delle riflessioni e degli approfondimenti. Vorrei dare la parola alle due relatrici. Ora, ditemi chi di voi inizia prima, Francesca Mancini o Francesca Panzica, chi inizia prima? Inizia Francesca Mancini. Ok, d'accordo. Allora, do la parola a Francesca Mancini, vi ringrazio e vi invito a scrivere tutte le domande che riteniate, insomma, interessanti porre a noi sul file Google Doc, il cui link adesso vi metterò qui in chat. Quindi magari se potete scrivere le domande lì anziché farle in chat, così io che seguo, diciamo, l'aspetto delle domande posso gestirle e coordinarle in modo più efficace. Grazie mille. Allora, la parola a Francesca Mancini. Sì, un attimo che carica la presentazione che ho preparato. Avevamo pensato di continuare. Mi sentite? Mi sentite? Sì, benissimo, Ah, ti ecco, sentiamo benissimo, grazie, Francesca. grazie, perfetto. Avevamo pensato di dare un seguito alla discussione che è scaturita a Pontedera la scorsa settimana e di continuare a parlare di integrazione. Di quanto eTwinning permetta l'integrazione dei saperi all'interno del curriculum, cosa, come ben sappiamo, di basilare importanza per i nostri studenti. Io ho pensato di offrirvi delle riflessioni che hanno a che fare col TTI, così per chi non ha mai sentito questa parola, vi dico un attimo di cosa si tratta. Il TTI è andato a sistema quest'anno ed è il progetto pilota che per 3 anni ci ha visto impegnati nel portare i twinning anche dentro la formazione iniziale nelle università dei futuri docenti. In massima parte si è trattato per adesso di futuri insegnanti della primaria. Ecco, ora mi sta caricando. Quindi ho deciso di semplicemente di prendere esempi da lì. Non è che vi voglio tediare con chissà quale spiegazione del TTI, che comunque sia un'esperienza meravigliosa, proprio interessante. Ok, ecco qui parte. Eccolo qua. Allora, vediamo un pochino. Aspettate che io sono lenta, eh? Ecco, lo studio mi persegue. E questo non manca mai nelle mie presentazioni e non manca mai nemmeno le intelligenze multiple, perché
Quando lavoriamo noi docenti, è bene ricordarci che i ragazzi hanno intelligenze diverse e tutti hanno diritto a che le attività, il lavoro sia consono. Ecco pure il telefono si è messo. Sia consono alle capacità di ciascuno. Ecco. Ok, un approccio integrato, e-twinning, che favorisce il superamento delle barriere tra i saperi. Ci diamo un tema, normalmente quando si parte con un progetto, ci diamo un tema, ci poniamo un problema, ci cominciamo a confrontare con i colleghi, con gli altri studenti. Si costruisce insieme un percorso di progetto che porti verso possibili soluzioni del problema, o che affronti il tema da più punti di vista. Cos'è l'apprendimento? È qualcosa che costruisce, che allarga, che espande la conoscenza e l'esperienza del ragazzo. Da lì si deve partire. Che tiene in considerazione diversi stili di apprendimento, come dicevo prima, e poi che permette la riflessione e il confronto con i colleghi. Perché questa è veramente parte integrante del processo nel lavoro e-twinning. In e-twinning si sperimenta un range di approcci possibili davvero ampio. In e-twinning si costruiscono le competenze chiave e le life skills necessarie al futuro. Si ricorre a metodologie varie proprio anche per permettere ai ragazzi di seguirci nel modo, a tutti nel modo che è loro più consono e a noi di affrontare con approcci diversi il tema o il problema che ci siamo posti. Adopereremo il cooperative learning, faremo sicuramente nostro il principio del si impara facendo. Useremo la metodologia CLIL, quindi la lingua 2 che diventa mezzo di comunicazione. Sicuramente faremo ricorso al cosiddetto PBL, cioè al Project Based Learning, cioè l'apprendimento su progetto. Faremo ricorso allo storytelling. Ora vi faccio vedere un esempio carino, carino, proprio di storytelling nell'infanzia. Ovviamente, trattandosi di lavori online, di storytelling digitale. Si incrementa la pratica riflessiva perché documentando, confrontandosi con gli altri, si riflette. Si rende l'allievo protagonista di tutto il processo, lo si rende partecipe di ogni azione progettuale, compresa la valutazione, che diventa valutazione dei processi, oltre che dei risultati. Benissimo, l'apprendimento dei risultati, quello che gli inglesi chiamano la valutazione dei risultati, quella che gli inglesi chiamano assessment of learning, ma importante soprattutto assessment for learning, per il miglioramento dei processi e ovviamente l'autovalutazione. Ecco, questo era un A me piace molto, è una visualizzazione grafica degli approcci integrati, quello tradizionale dove ogni materia è separata, dove ogni argomento è a sé stante. Poi nel passato si parlava spesso di multidisciplinarietà o di interdisciplinarietà, ma ancora non si parlava di integrazione. Non ci dimentichiamo che in Finlandia nella primaria non esistono già più le materie, che in Irlanda esistono solo due materie nella primaria e tutte si riconducono a literacy, se hanno a che fare con l'espressione, e a numeracy, se hanno a che fare con il ragionamento logico-matematico. Direte voi, ma nelle superiori non si contano gli esempi di tutto questo. Pensate ai curricoli verticali che ormai stiamo cercando di costruire ovunque.
Pensiamo a esempi di apprendimento integrato delle materie scientifiche, come allo STEM, e addirittura all'aggiunta delle arti all'interno dello STEM. Quindi integrazione, cioè nessuna separazione tra le materie. E poi si chiede, beyond, e cosa si può andare? Come si può fare per andare ancora oltre? Ecco, questa è una domanda interessante. Comunque di integrazione ne parleremo molto in futuro. E i twinning è forse l'esempio più eccellente di questo. Ecco, bella questa. Twin Space è il cuore pulsante della piattaforma eTwinning, è il luogo dove si attua questa integrazione. Le attività documentano l'integrazione costante tra il progetto e il curriculum. Infatti, quello che dicevo. Oh, ecco qua, gli esempi li ho presi da qua perché mi piaceva farvi un pochino toccare con mano anche quello che si fa al di là della barriera. A noi ci danno nemmeno i premi. Ok, ho preso questo perché mi è piaciuto tantissimo. Non vi sto a dire granché, è uno degli esempi di progetti realizzati all'interno del TTI. Mi è piaciuto molto perché è estremamente creativo. Le avventure di Bot, Croc e Page, li vedete lì sotto, Croc, Bot per Bottle, Page, sono tutti rifiuti, rifiutini. Eccoli qua. I tre rifiutini in una scuola dell'infanzia raccontano la loro storia, vengono gettati via insieme, pur essendo composti di materiali diversi. E così poi ognuno di loro deve andare in giro a cercare la sua casa. Ecco, Paige racconta la sua storia, carino, ci sono fatta una risata su questo, bellino, si vede che la storia è stata creata e ci ha lavorato sopra una mentalità italiana che ha attribuito il genere alle parole inglesi, questo è bellino. Quindi Paige, perché in italiano pagina è sentito come femminile, racconta la sua storia, fa un sacco di amici, si fa amici tra i ragazzini della classe. Anche Bot si presenta alla classe. E anche Croc, che chiede a tutti come si chiamano. Dopo la presentazione iniziano le attività, gli insegnanti e i bambini, io questo l'ho preso pari pari dal progetto, dal Twin Space del progetto, guardano ad altre classi, guardano in altre classi, cercano gli oggetti, vanno a rovistare tra i rifiuti di plastica, foglio e vetro. E i bambini devono riconoscere i vari materiali e cominciare a fare un poster. Eccoli qua, i bambini che hanno trovato un sacco di oggetti. Eccoli qua, i bimbi alle prese con i tre personaggi. Eccoli qua che costruiscono i loro poster. Ogni oggetto racconta la sua storia. Eccolo qua, il poster completato. Eccolo qua, il quality, European Quality, label dato a questo progetto. Credo di averci ancora una diapositiva. Eccola qua, qui si vedono anche le persone, Fiano Romano, Italia. Questo progetto è stato realizzato da una scuola all'interno della quale una tirocinante ha partecipato, ha seguito e partecipato a tutte le fasi del progetto. Ecco qua. Questo invece è nostro, questo viene da Firenze. Il mondo meraviglioso di Twinning per l'infanzia. Come vedete, è un progetto degli inizi del TTI, cioè del nostro progetto pilota. Qui avevamo molti ragazzi, molti studenti universitari. Non avevamo bambini perché il primo anno noi abbiamo deciso di lavorare con altre università straniere, confrontarsi sulle metodologie eTwinning. Eccolo qua, meraviglioso mondo dell'infanzia. Ecco,
Qui che cosa abbiamo fatto? Quello che si fa sempre, quando si parte, ci si presenta, ci si conosce, si fa in modo che i bimbi si conoscano. In questo caso si trattava di adulti, hanno realizzato un Padlet. Da qualche parte ci so, infatti, ci so pure io. Eccomi qua, la professoressa Mercedes Lope, spagnola. Lei è un'esperta di gamification. Come vedete ci sono qua e là dei loghi, ora poi ne parlo. Una delle cose tipiche che facciamo quando partiamo con un progetto, ci diamo anche un logo. Ecco ancora ragazzi che si presentano, le prime azioni, presentazione di sé. Abbiamo lavorato sulla gamification e su New Media. Lavoravamo con la Spagna e la Danimarca. Il Twin Space diventava il luogo vivo del confronto e dell'integrazione. Ecco qua idee per un logo, perché come sapete l'università non ha mai lavorato sui twinning, non esistevano loghi per l'università. Come vedete, chiunque abbia pensato, le lettere stanno per le diverse nazioni, come vedete, chiunque abbia lavorato ha pensato al cappellino universitario che si è posato sui simboli di twinning. Tra l'altro il nostro, questo qua giù, azzurro, è stato poi scelto. Eccoci qua a Bruxelles, dove abbiamo portato le testimonianze degli studenti. Ecco, si accede, no? Se c'è qualcuno, ora io penso che siate tutti assai esperti, non so se ci sono dei partecipanti del seminario di Pontedera? Dai nomi non riesco a riconoscere. Comunque ne parliamo. Accediamo al Twin Space una volta che ci siamo registrati, una volta che abbiamo lanciato un'idea di progetto, una volta che abbiamo trovato dei colleghi con cui partire, accediamo al Twin Space. Eccolo qua. Questa è la prima immagine che ci appare del Twin Space. Il Twin Space, eccolo qua. Questa è la home page del Twin Space, che diventa il luogo dove noi, ecco sì, Elisabetta Bardini, ciao, e Adele Stefani o Stefani. Ok, sì, erano a Pontedera, benissimo. Ecco, questa è la pagina di partenza, quella che poi si animerà in tutti i modi possibili. Quella che andrà poi strutturata da parte, vi saluto, ciao, da parte dei partecipanti al progetto, che gli daranno una personalità. Potranno creare le pagine. Ci sono delle, io non ho fatto altro che prendere delle slides da presentazioni già pronte. Quindi basta prendere, entrare dentro i Twinning e ci sono delle ottime presentazioni che illustrano tutte le caratteristiche del nuovo Twin Space. Qui si tratta dei materiali perché potremo caricare immagini, potremo caricare addirittura video. Oppure potremmo fare come facciamo sempre, aprire un canale e poi linkare ad un canale che sto aperto su YouTube e linkare sul Twin Space. Potremmo caricare dei file. Per noi, ad esempio, è stata importante anche questa parte qui. Con i bambini piccoli, ovviamente, questa non è una parte interessante. Per noi lo era, perché quando abbiamo fatto il primo progetto avevamo bisogno anche di capire che tipo di formazione ricevevano i nostri studenti che appartenevano alla Danimarca, ad esempio, alla Spagna. È stato molto interessante, i ragazzi hanno fatto domande interessanti sulle diverse modalità con cui nei vari paesi si diventa insegnante della primaria. Qua. Questo è un progetto, probabilmente è stata trattenuta, come avete detto, ci sarebbe stata.
Dunque, lavorare sui twinning all'università crea tanto entusiasmo, tanto entusiasmo. Io, pur essendo un docente a contratto e insomma faticando anche un po' a occuparmi di tesi, ho ricevuto un numero enorme di domande. Questa è Chiara Bianchini, che si laurea il 21 novembre, quindi fra pochi giorni. Chiara ha lavorato nel gruppo delle competenze, quel gruppo che si è occupato quest'anno di andare a vedere come i twinning promuove l'apprendimento per competenze. Questo, per esempio, è il capitolo terzo, un nuovo modo di fare scuola, dice Chiara, dalla interculturalità alla transculturalità. Ecco. Questo è un esempio, perché lei ha fatto una tesi sperimentale e questo è un progetto che lei ha fatto lo scorso anno. Titolo del progetto: Traditional Food from Different Countries. E si è proprio lanciata perché normalmente si cerca di affiancare i ragazzi a docenti esperti. Nel caso di Chiara, che abitava a San Casciano Val di Pesa, non eravamo riusciti a trovare un docente esperto, anzi l'esperta era lei. Quindi la docente che la ospitava, felicissima, felicissima, le ha dato la possibilità di collaborare a questo progetto che hanno lanciato insieme nell'Istituto Comprensivo Statale di Lucignano. Le altre scuole le vedete qui. Ha aderito una scuola inglese, la Old Fleet Primary School, una scuola spagnola e, come vedete dal nome, una scuola greca. Ecco, quali erano gli obiettivi di apprendimento? Durante questo progetto, dice Chiara, io ho solo preso le sue parole direttamente dalla tesi, i bambini impareranno a raccogliere, comparare, classificare informazioni, scambiare le loro conoscenze con gli altri, comunicare, creare risorse digitali, usare le TIC. Questi invece gli obiettivi specifici: imparare a valutare l'evoluzione delle tradizioni culinarie dei vari paesi, scoprire la relazione tra i vari contesti culinari, sociali e tradizionali. Erano piuttosto ambiziosi, come vedete, come obiettivi. Approfondire le conoscenze ottenute attraverso l'intervento interdisciplinare, attraverso il coinvolgimento della geografia, della storia, della lingua inglese, dell'arte, delle tecnologie. Imparare a cercare con differenti metodologie informazioni sul web. Imparare a collaborare, condividere, cooperare con i pari. Questo progetto è stato presentato anche al seminario nostro di Pontedera lo scorso anno da Chiara stessa. Ecco, le domande iniziali poste ai bambini erano queste: qual è il tuo cibo preferito? Perché? Quando lo mangi? Chi lo prepara? Dove lo mangi di solito? Quindi siamo partiti da lì. L'attività successiva, in realtà, io ho pescato dalla tesi, questa non è l'attività successiva, è una delle attività successive. Ma è interessante, a me è piaciuta molto. È stata quella della connessione Skype. Perché è interessante? Perché Chiara e l'insegnante hanno pensato bene di simulare una connessione Skype prima di lanciare Bimby in un'esperienza così forte. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno diviso la classe in due gruppi, un gruppo si è recato nei locali della mensa, l'altro gruppo è rimasto con Chiara in classe. Dopo un po' i due gruppi si sono visti sullo schermo del computer e hanno compreso in questa maniera, vedete il learning by doing, hanno compreso la potenzialità dello strumento che stavano utilizzando. Durante la connessione, dice Chiara, abbiamo fatto sì che un gruppo interpretasse la scuola straniera, l'altro quella italiana. Quindi ecco una simulazione di uso della lingua autentica.
A turno i bambini si sono presentati, hanno fatto delle domande ai compagni, era una quarta primaria. L'attività è durata circa 10-15 minuti. È piaciuta moltissimo ai bambini, che da quel momento non hanno fatto che chiedere quando ci sarebbe stata la vera connessione Skype. La connessione, poi, per problemi logistici, è stata possibile soltanto con una delle due classi partner. Ed è comunque stato un momento altamente stimolante per tutti i bambini coinvolti. Ecco, questa Chiara riderà se è presente. Io la uso sempre alla fine del progetto. L'insegnante e Chiara hanno fatto scrivere ai bimbi qualcosa in merito al progetto e alle competenze che ai piccolini sembrava di aver raggiunto. E questo è quello che loro hanno scritto: conoscere nuove ricette tradizionali, usare l'inglese, il vocabolario, conoscere altri bambini, diventare un gruppo più unito. Vedete che competenze diverse che persino i bambini sono riusciti a cogliere. Far conoscere i nostri cibi, usare il PC. Ecco qua. Niente, io ho finito. Questa è di nuovo una slide che io inserisco sempre perché quando lavoro, lavoro sempre con un occhio alle tassonomie di Bloom e alle thinking skills, perché il lato proprio cognitivo, le thinking skills sono un modo per lavorare in eTwinning che veramente promuove le competenze. Ecco, io vi ringrazio per avermi ascoltato e do la parola agli altri. Allora, grazie mille Francesca. Nel frattempo si sono aggiunte altre amiche e altri amici che salutiamo. E vi ricordo che c'è un file doc caricato su Drive di cui vi ho lasciato il link, ma adesso ve lo rimetto in chat perché voi possiate scrivere le vostre domande. Ho visto che già ce n'è qualcuna, comunque potete continuare a scriverle. Darei la parola a Francesca Panzica per il suo intervento e ci vediamo, ci risentiamo più tardi per commentare un po' insieme e per le domande. A te, Francesca. Sì, bellissima questa presentazione del progetto effettuato da Chiara. E stavo pensando che all'interno di questo progetto io avrei inserito benissimo, ad esempio, l'utilizzo di un organizzatore grafico che non so se tutti voi conosciate, è il KWL. E in sostanza è una semplice tabella divisa in tre colonne. La prima colonna è quella del know, what I know, che cosa so. La seconda è quella della lettera K, è what I want to know, cosa voglio imparare, cosa voglio sapere. La terza è what I have learned, che cosa ho imparato. Ecco, io trovo che sia uno strumento molto utile da usare quando si lavora nella didattica per progetti, perché stimola molto i ragazzi e li rende ulteriormente partecipi del progetto e protagonisti del processo. E in questo caso, ad esempio, sarebbe stato utile partire da una sorta di brainstorming che in effetti immagino Chiara abbia fatto perché si evinceva da quanto è stato presentato, cioè chiedere un po' di fare un brainstorming su quello che era l'argomento di lavoro, tanto per capire in che cosa si stavano muovendo. La seconda colonna poteva essere utilissima per tirar fuori dai ragazzi tutte le domande possibili: che cosa voglio imparare su questo argomento, cosa voglio sapere. E dicevo a Pontedera che cambia molto nella didattica per progetti quella che è la figura dell'insegnante nella classe, no? E dicevamo da elargitore di conoscenza, tra virgolette, diventa invece un abile regista che muove le pedine e costruisce le famose impalcature perché i ragazzi possano apprendere da soli. E a me piace molto usare questo organizzatore grafico, ad esempio, perché fa nascere direttamente dai ragazzi la voglia di conoscenza.
Sono loro che chiedono di conoscere con questo, cosa voglio imparare, che cosa non so e devo sapere. La terza colonna, che cosa ho imparato, era in quella bellissima lavagna nera messa alla fine, che era molto carina perché poi in qualche maniera riportava l'aspetto tradizionale della classe in un progetto che si avvale moltissimo delle tecnologie, per cui bello vedere questo utilizzo della lavagna di Ardesia per fare il completamento del cerchio nato col progetto. Quindi ecco, mi interessava mettere questo perché lo vedevo perfettamente calato in quello che è effettivamente la didattica per progetti. Nel mio caso non ho presentazione da farvi perché l'ho già fatta ampiamente a Pontedera e visto che ci eravamo lasciati con il laboratorio in cui avevamo preso contatto con il Twin Space, con la piattaforma, i Twinning, e avevamo in qualche maniera visto anche come funziona il discorso Twin Space. E soprattutto eravamo andati a vedere come far partire un progetto, quindi come cercare un partner con cui poter iniziare questo percorso. Pensavo che potesse essere utile, magari vedere lo schema del progetto che normalmente deve essere presentato dai partner una volta che si sono accordati per far partire il progetto vero e proprio. Quindi vi farei vedere il file, adesso lo cerco, in cui avete un'idea di quelle che sono le cose che vengono richieste in maniera tale da poter preparare il vostro progetto e poterlo inserire al più presto dentro la piattaforma. Allora, scusatemi un attimo, devo cercare file, eccoli, ci arriviamo. Nel frattempo volevo dire che qualcuno ha chiesto come si chiama l'organizzatore grafico a cui faceva riferimento Francesca, KWL, quindi KWL. Io ho trovato delle immagini, Chart, aggiungete anche chart in chat, fondo. sì, ok. Chart. Allora nel frattempo magari lo carico l'immagine sul Google Doc, così Sì, con calma se lo possono grazie. guardare mentre tu Sì, fai. perché stranamente non viene fuori il file. Un attimo. Intanto di nuovo vi metto il link al file per chi si fosse collegato adesso. Mi permette di far vedere il file in Word, lo trasformo in PDF, vediamo se gli piace di più. Sta Ci sei? trasformando. Ok. Ok, andiamo a vedere se ora accetta di farlo vedere. No, per qualche motivo che non capisco, Simona, non me lo mostra. Non capisco perché. Vuoi lasciarlo sul tuo schermo aperto e condividere lo schermo? Vuoi provare a fare così, Vediamo adesso, senza proviamo a fare caricarlo? così, sì. Allora, riproviamo. Eccolo qui. E ora proviamo a condividere lo schermo, vediamo. Condividi lo schermo.
Sì, lo schermo sta caricando qualcosa, quindi probabilmente fra un attimo vedremo il tuo schermo. Sì. Nel frattempo, vi ho messo la chart di cui parla Francesca nel file doc, Google Doc, quindi lo potete poi vedere con calma. Ecco, è apparso. Sì, si vede. Ok, lo vedete? Ok, Allora, sì. ecco, io vado avanti col mio. Ok, allora, questa è la scheda di progettazione che raccoglie tutti gli item richiesti quando si deve inserire il progetto all'interno della piattaforma. Allora, la descrizione del progetto. Descrivi il tuo progetto, generalmente qui viene richiesto una specie di sintesi del progetto, perché poi le informazioni dettagliate verranno date più avanti. Una sintesi che faccia capire però subito praticamente quali sono un po' le parole chiavi del progetto e le finalità, gli obiettivi che noi prevediamo. Ci chiede poi se è un partenariato eTwinning Plus. Come avevamo detto lì a Pontedera, in presenza, eTwinning Plus permette di lavorare con paesi non europei, ma paesi che, ad esempio, la Tunisia nel Nord Africa, quindi paesi che sono ammessi ugualmente nel progetto. Allora, in questo caso, appunto, sì o no. La descrizione. Ogni progetto ovviamente ha un titolo. Una breve descrizione, anche questa sempre molto mirata, che faccia capire subito qual è il nostro obiettivo, che cosa vogliamo proporre ai ragazzi. Come vedete, abbiamo un determinato numero di caratteri da rispettare. Forse questo è l'aspetto più difficile, almeno per me lo è stato, perché bisogna imparare ad essere sintetici, cosa che noi italiani, a dire il vero, riusciamo a far poco. Sarà un po' per il tipo di lingua che abbiamo, che non è particolarmente sintetica. Allora, qui vanno scelte le lingue di lavoro. Ecco, generalmente tutti tendiamo a mettere la lingua, quella che sarà il medium, quello che ci permetterà di comunicare con gli altri. Però, dal mio punto di vista, vanno messe anche le madrelingue, diciamo, dei vari paesi che stanno lavorando, anche perché è facile che di solito che nel progetto ci siano dei momenti in cui c'è anche uno scambio linguistico. Facevo l'esempio a Pontedera. Una delle attività che abbiamo fatto, ad esempio, nel progetto in cui sto lavorando ora, è stato quello di costruire un dizionario online. In realtà abbiamo fatto un ebook, che raccoglie tutte le parole chiave del nostro progetto e le raccoglie e le. Ce le mostra scritte nelle varie lingue dei paesi partecipanti, dopodiché le abbiamo fatte anche pronunciare ai bambini, abbiamo inserito anche i file audio vicino. E questa è una cosa molto interessante perché ha aperto delle belle discussioni e un lavoro linguistico anche sulle differenti lingue. Non so, i bambini si sono resi conto, ad esempio, della somiglianza tra la nostra lingua e la lingua spagnola, dell'estrema differenza che c'è tra la nostra lingua e il modo in cui si scrive e la lingua bulgara, insomma, anche nella scrittura. Per cui siamo andati a lavorare sull'origine delle lingue e tutto quanto in maniera molto naturale, basata sull'esperienza stessa dei bambini. Poi molto bello, ad esempio, l'idea che anche i bambini potessero pronunciare e quindi sentire la pronuncia fatta da un compagno. E gli alunni, ovviamente, qual è la fascia d'età degli alunni che partecipano al progetto? L'età minima e l'età massima. Il numero di studenti che parteciperanno al progetto.
Le materie, anche qui è possibile più di una scelta perché generalmente si tratta di progetti interdisciplinari, quindi più materie, più discipline che si integrano a vicenda all'interno del progetto. Ci sono un po' tutte, quindi qui si abbracciano tutti i livelli di scuola. Vedete, ci sono tutte. Gli strumenti da usare. Ecco, qui normalmente si fa riferimento a tutti gli strumenti tecnologici che intenderemo usare nel nostro progetto. E il bello di Twinning sta proprio nel fatto che è un partenariato che utilizza la tecnologia in maniera molto forte, non solo come mezzo, come strumento, dicevo, ma la strategia e la sfida forse sta anche proprio nell'usarlo come strumento, dicevamo, per apprendere, non solo per trasferire contenuti agli altri. Ecco quindi è importante elencare, spiegare quali sono tutti gli strumenti che andremo ad usare. E qui vedete si fanno degli esempi, blog, forum, wiki. Tutti strumenti che permettono soprattutto la creazione di conoscenza in maniera condivisa. E ricordo poi che all'interno del Twin Space è disponibile un forum ed è disponibile anche la chat, ve l'ho fatta vedere durante gli esempi che facevamo. Altri software, ovviamente, che si vogliano usare, ambienti di apprendimento virtuali, se intendiamo ad usare anche un'aula virtuale che è esterna magari al Twin Space, e così via, audioconferenze, chat. Molto importante qui spiegare tutte le possibilità che abbiamo a disposizione e che vorremmo usare. Il Twin Space è in fondo, come dicevamo, una sorta di aula virtuale che potrebbe benissimo essere usata durante il progetto. E non è solo aula virtuale, ma è anche in fondo un piccolo sito web perché permette di avere una parte pubblica che mostra alle famiglie o al pubblico, al mondo, diciamo, quello che noi stiamo facendo. Dunque, gli obiettivi. Ecco, qui è il caso di essere precisi, in particolare, dice anche l'esempio, in termini di competenze e abilità che vorresti che i tuoi alunni acquisissero grazie al progetto. È bene cercare di essere molto pratici e di andare diritti di andare al sodo, diciamo, evitando quindi concetti troppo astratti che molto spesso si vedono come dimensione europea dell'istruzione, comunicazione interculturale, sono belle etichette che però non fanno capire veramente quello che si vuol fare. Quindi meglio degli obiettivi precisi in maniera molto semplice e schematica. La procedura di lavoro. Come intendiamo lavorare? È ovvio che tutto questo va organizzato prima insieme ai nostri partner, quindi ci saranno degli accordi che prendiamo e accordi che riguardano anche il modo di lavorare, le scadenze, ad esempio, che ci diamo. E noi italiani molto spesso abbiamo difficoltà, ad esempio, con le scadenze che ci vengono proposte dai colleghi stranieri, perché sapete che i colleghi stranieri lavorano molto con i term, per cui hanno delle attività che si devono svolgere nel giro di 2 mesi, sono molto rigidi, mentre noi italiani, per fortuna, io dico da questo punto di vista, abbiamo dei tempi che possiamo modulare a seconda di quelli che sono i bisogni dei ragazzi e gli obiettivi che noi abbiamo. Fra l'altro, vi accorgerete anche che lavorando con gli stranieri, è molto interessante anche questo particolare, ci si accorge di come si lavori anche in maniera molto diversa, effettivamente. E questa è una difficoltà che, ad esempio, sto trovando attualmente nel mio progetto, dove mi rendo conto che noi italiani abbiamo piacere. E trovo che sia anche giusto di andare a fondo negli argomenti, di lavorarci e di sviscerarli sotto vari aspetti, mentre
In altre scuole straniere molto spesso la tendenza è al lavoro veloce, a toccare un determinato argomento e lasciarlo anche nel giro di poco tempo. Ecco che questo impatta un po' nei tempi di lavoro, perché ovviamente noi che approfondiamo rischiamo di essere sempre in ritardo rispetto alle scadenze che ci diamo. Quindi è bene tenerlo presente e soprattutto concordare bene nel momento iniziale del lavoro. E va detto anche come intendiamo coinvolgere gli alunni. Se intendiamo lavorare, ad esempio, con team di alunni di diverse scuole, una cosa bella, ad esempio, è riuscire a far sì che i ragazzi di scuole diverse lavorino in tandem, diciamo. E magari lavorando a gruppi come se fossero nella stessa classe, ma sono in paesi diversi. È una cosa che è possibile fare e che secondo me vale la pena di provare. Quindi lavorare insieme su uno stesso prodotto. Ormai abbiamo diverse tecnologie che ci permettono di co la condivisione, quindi è una cosa fattibilissima. E una delle cose anche da mettere, secondo me, qui è come intendiamo anche coinvolgere le famiglie, perché io ritengo che siano un elemento importantissimo all'interno del progetto e molto spesso sono proprio le famiglie che ci danno anche quel tipo di supporto che magari con più difficoltà troviamo all'interno della nostra scuola. Risultati attesi. Cosa intendiamo produrre alla fine? Un progetto ha sempre un prodotto finale, praticamente, che viene costruito. Il prodotto finale in questo caso può essere benissimo un twin space pubblico, oppure un altro sito, come si vuole, o altre risorse, oppure un prodotto vero e proprio che viene a raccogliere tutte le attività costruite all'interno del progetto. Potrebbe benissimo essere anche una buona pratica per migliorare la didattica in generale o nuove conoscenze che si sono scoperte insieme. Alla fine chiede il kit del progetto, cioè se il progetto si basa su un kit e-twinning. Avevamo detto durante l'incontro che è possibile trovare in piattaforma dei kit già pronti che possono servire soprattutto per le persone che iniziano, così per imparare ad orientarsi, per avere qualche idea, giusto per iniziare. Quindi in questo caso non crea nessun problema dire che si basa su un kit e-twinning. Nulla vieta che si prenda un kit e poi lo si rielabori a seconda di quelli che sono i nostri bisogni, i nostri interessi e il lavoro che intendiamo fare con i ragazzi. Ecco, io ho finito, quindi do spazio alle possibili domande. Allora ringrazio Francesca Panzica per la sua presentazione. Tra l'altro, la scheda di progetto che lei ha discusso con noi è semplicemente come vi diceva, la rappresentazione. Insomma, abbiamo portato tutte le voci della scheda di progetto Twinning. Come vedete, è uno strumento. E questo mi piacerebbe anche sottolineare per chi non fosse un esperto eTwinner, è uno strumento molto, non solo molto semplice, ma che aiuta a comprendere anche quanto poi il percorso eTwinning sia un percorso da intraprendere secondo le proprie necessità in termini di proprie necessità didattiche, quindi sulla base di quanto e di ciò che noi sulla base di ciò che noi vogliamo fare con una determinata classe, con una specifica classe, certamente il senso non è quello di sentirsi sovrastati da una progettazione esterna alla nostra attività, ma come si è detto fin dall'inizio, la componente dell'integrazione deve essere forte perché realmente, se il lavoro che si deve fare in eTwinning è un lavoro esterno alla nostra attività didattica, si perde proprio il senso di questo tipo di progettazione. E questo è anche uno dei motivi per
per cui spesso ci sono colleghi che sono respingenti rispetto all'attività di twinning perché appunto se l'immaginano come un percorso che si possa intraprendere soltanto se si è dei linguisti e questo assolutamente non è vero. Sicuramente la lingua veicolare non è o non è necessariamente l'italiano, sappiamo che è possibile anche avere dei progetti esclusivamente in lingua italiana, non solo, ma progetti anche solo fra scuole italiane. Cioè, il training può essere un mezzo straordinario per fare rete anche fra docenti, quindi per creare delle reti di docenti e non solo fra classi di studenti. Insomma, per esempio, in Toscana abbiamo utilizzato i training per fare per la realizzazione di progetti legge 440 sul CLIL, io mi riferisco a progetti scuola secondaria di secondo grado, e l'abbiamo utilizzato costringendo, devo dire io bonariamente, fra virgolette, i colleghi coinvolti nel progetto a conoscere la piattaforma e iscriversi a The Twinning, perché insomma, tra l'altro, il twinning è uno di quegli strumenti che nella progettazione europea Erasmus Plus vengono considerati come un valore aggiunto, no? Per cui ecco, da tenere d'occhio anche come strumento non solo di progettazione, ma anche di ricerca partner o quant'altro. Chiara, che è arrivata da poco, io non so se la cogliamo in contropiede. Chiara è pronta, mi dice Francesca Mancini. E quindi io molto volentieri conosco Chiara perché ci siamo incontrate, se non mi ricordo male, a Pontedera l'anno scorso in uno dei nostri seminari e io le abiliterei il microfono. E quindi Chiara, buonasera, se tu vuoi parlare da questo momento hai il microfono attivo, puoi parlare liberamente. Buonasera, non so se funziona. Funziona benissimo, Chiara, ti sentiamo forte e chiara, ciao, benvenuta, forte e chiara. Grazie. Mi scuso Ciao, per il benvenuta. ritardo, ma stavo lavorando, quindi mi sono connessa appena ho potuto. Benissimo, grazie, tutto tuo. Il palcoscenico, diciamo, vai. Io non so bene di cosa abbiate parlato riguardo alla mia esperienza, quindi in realtà non so cosa dirvi, se mi dite un po'. Insomma, gli argomenti di cui parlare, almeno parto con un Allora, senso, dunque, insomma. io chiederei a Francesca Mancini di ricapitolarti brevemente, magari più che ricapitolarti, proprio di lanciarti un paio di palle in modo tale che tu possa intervenire rispetto a quello che lei ci ha raccontato della tua tesi e della tua esperienza. Vai, Francesca. Mancini. Sì, Francesca dice, parla del tuo progetto. Allora, non so se bene del progetto di tesi o dei progetti fatti in classe, comunque io sono una laureanda, ormai arrivata alla fine del percorso e ho svolto due progetti twinning all'interno, come tirocinante, all'interno della scuola primaria e della scuola dell'infanzia. Ho lavorato soprattutto sull'osservazione delle competenze, cioè i miei progetti sono stati eseguiti, insomma, svolti in classe con le maestre e i tutor, però ecco, la mia attenzione è stata soprattutto focalizzata sul raggiungimento delle competenze, con un, diciamo, un'ottica di riguardo su quelle che sono le competenze di Lisbona 2020 e quindi quelle della raccomandazione europea. Ho appunto scritto anche la tesi su questo, proprio perché credo che il twinning sia uno strumento e un modo innanzitutto diverso per fare scuola, per inserire all'interno della didattica l'innovazione che il PNSD ci consiglia e quasi ci dice di dover inserire all'interno della didattica, e lo fa veramente in modo molto semplice, perché il twinning porta con sé la necessità di utilizzare sicuramente uno strumento come un tablet o un PC per navigare all'interno della piattaforma, ma non solo per quello, perché veramente si può lavorare su tantissimi fronti, perché anche lo scambio stesso dei documenti o dei materiali con le altre scuole è bello farlo attraverso, per
presentazioni PowerPoint, Powtoon o penso insomma a varie metodologie e strumenti utili proprio per farlo. E per quanto riguarda le competenze, si va dalla competenza stessa nella madrelingua, quindi nella lingua italiana, proprio quando si va, almeno nella mia esperienza, io ho reso partecipi i bambini cercando di raggiungere con loro anche le modalità di svolgimento delle attività, ma anche gli argomenti stessi del progetto, cioè partendo da quelle che erano le loro curiosità. Ovviamente all'infanzia no, perché avevo un gruppo di 4 anni, quindi era un po' più difficile, però anche poi nello svolgimento abbiamo cercato di dar voce alle loro domande, quindi di lavorare proprio anche attraverso quelle che erano le loro curiosità. La lingua straniera ovviamente è una competenza che si acquisisce in maniera quasi naturale, perché per collaborare con bambini di scuole straniere la lingua veicolare, almeno nel nostro caso, era la lingua inglese. Per la scuola dell'infanzia, comunque, anche se non è veicolare, è caldamente consigliata. Per esempio, noi abbiamo fatto un lavoro sul cibo, abbiamo lavorato tanto sui nomi dei cibi, sui nomi dei colori, e quindi insomma anche quello. Comunque è un modo di integrare la lingua inglese nella quotidianità e non soltanto relegarla all'ora di inglese che viene poi fatta all'infanzia dall'insegnante dedicato. Ovviamente la competenza informatica, anche lì si parla di computer, ovviamente magari nella scuola dell'infanzia è più difficile, ma alla scuola primaria è davvero, anzi, li motiva tantissimo poter utilizzare il computer, il tablet o il cellulare o quello che è in quel contesto utile, proprio perché a scuola non viene quasi mai fatto, di conseguenza è una cosa che a loro interessa molto perché fa parte un po' del loro mondo. E poi ci sono tantissime competenze, diciamo, più trasversali, come quella di imparare a imparare, ma anche il cooperative learning, anche se non è proprio parte delle competenze, però lavorare insieme, cercare di fare un'educazione valoriale che parta anche proprio dall'idea di tolleranza, di lavorare insieme, che si veramente. Devo dire che almeno per la mia esperienza personale, abbiamo raggiunto queste competenze in maniera davvero naturale. Cioè, la parola che mi viene da dirvi è proprio naturalezza. Se avete. Ah, ok, scusa, leggevo quello che scriveva Simona. Quindi, ecco, io vi dico questo perché l'ho vissuto sulla mia pelle e l'ho vissuto come novella. Non sono un'insegnante, ma una tirocinante, quindi comunque era tutto ancora più nuovo, non solo i progetti in sé per sé, ma anche proprio l'esperienza diretta all'interno delle classi, quindi portava con sé sicuramente un certo livello di ansia. Però devo dire che i bambini hanno risposto in maniera veramente motivata e hanno lavorato davvero tanto. Ho visto soprattutto nella scuola primaria una grande attenzione da parte dei bambini a eseguire anche per esempio i lavori oppure a creare delle presentazioni per i bambini stranieri con grande dedizione perché avevano dentro di loro questa cosa di non fare brutta figura o comunque di far conoscere tutte le cose che riguardavano il loro mondo agli altri bambini. Ecco, per me questa è stata secondo me una cosa veramente importante. Perché hanno avuto voglia di conoscere gli altri, di conoscere le loro tradizioni, le loro culture, ma anche le loro quotidianità. E questo è il primo passo, secondo me, per arrivare a conoscere l'altro, per poterlo poi apprezzare, per poterci poi lavorare insieme, per poterlo vedere non solo come nel senso comune a volte si vede lo straniero. Specialmente nel nostro secolo, ma vederlo come veramente qualcosa che ci può arricchire. Ecco, io ho visto veramente questo nel mio progetto e quindi niente, io personalmente consiglio sempre a tutti di almeno di provare, poi dopo se l'esperienza per una persona è negativa, per un docente è negativa, può anche smettere, però almeno provare e io sono sicura che vi aprirà un mondo come lo ha fatto per me ed ecco, insomma. Qui è tutto. Ok, Chiara, grazie mille di questo tuo breve racconto. Ti abbiamo, diciamo, lanciato immediatamente la palla, quindi forse preso anche un po' in contropiede, ma penso Attimo, sì. che dalla presentazione che aveva fatto anche Francesca, credo che
si è emersa qualche curiosità sicuramente. Quindi direi se c'è qualcuno che ha domande per Chiara, specificamente per Chiara, potete, se volete, posso aprirvi il microfono. Se preferite scriverle, potete farlo. E nel frattempo, io, siccome abbiamo qualche altro minuto, andrei a guardare le domande che sono state scritte, sì, sul Google Doc. Una domanda era sul significato dell'acronimo Teacher Training Initiative, e poi un'altra domanda che ci poneva Adele, per la Francesca Mancini, credo, ci chiede: nei materiali per l'autoformazione, dopo i quattro moduli, come ottenere la qualità, ci sono dei test o quiz da fare? Io non li vedo, ma c'è scritto che ci sono. Francesca, tu puoi dirci qualcosa a proposito di questi materiali per l'autoformazione? Francesca Mancini, ci sei? Ah sì, sta scrivendo. E forse. Ok, perfetto. Hai sentito la domanda? Puoi vedere, puoi aprire anche tu il file e vedere. Vedere la domanda. Comunque, se l'hai letta la domanda, puoi rispondere, o se no andiamo avanti con la domanda successiva. Intanto te la guardi. Vado avanti allora. Dunque, c'è invece una domanda sull'uso del forum da parte dei bambini. Non so se appunto già. Qualcuno ha risposto, no? Lo trovo uno strumento meno immediato e per questo meno adatto ai bambini. E invece, per quanto riguarda i genitori, Francesca Panzica, l'utilizzo, Se credo che provo a l'amica Maria rispondere. Teresa, sì, credo che l'amica Maria Teresa si riferisca sempre allo stesso strumento, perché dice: i genitori invitati nel Twin Space, Sì, penso parli sempre di forum. sì. Allora, sì, in effetti è uno strumento magari meno immediato per forza perché è oltretutto uno strumento asincrono, per cui non prevede una risposta immediata, deve passare un attimo del tempo tra l'aver messo qualcosa o no. Direi che può essere utile per i bambini, dipende un po' da come lo usiamo, perché ad esempio il forum potrebbe essere benissimo utilizzato anche semplicemente per presentarsi e imparare a seguire un filo. Cioè si permetterebbe di approcciarsi a delle tecnologie e fare educazione anche al digitale nello stesso momento. Un po' quello che si fa quando si lavora in una classe virtuale, ad esempio. No? Edmodo, Fidenia, quello che può essere. Normalmente dobbiamo insegnare ai ragazzi che si segue un filo del discorso, non si deve cambiare discorso, si deve rimanere a lavorare su quell'argomento. Se invece si vuole parlare di un altro argomento, si parte con un nuovo filo. Potrebbe essere utilizzato in maniera semplice semplicemente anche solo per presentarsi, se non si vuole farlo con altre tecnologie. I genitori, io personalmente non invito i genitori dentro il Twin Space, ma mando il link del Twin Space pubblico in maniera tale che vedano quello che noi facciamo. Non li faccio entrare direttamente nel Twin Space perché ritengo che non sia il caso, perché il Twin Space è uno spazio didattico, soprattutto in cui si lavora assieme. Il genitore è bene che veda e intervenga magari al di fuori. Nulla vieta però, ad esempio, di costruire un blog in cui si racconta quello che stiamo facendo e in cui si chiedono magari i commenti dei genitori sul Twin Space, ma io li lascerei al di fuori, ecco, personalmente, questa può essere una mia idea e non può darsi che altri magari non siano d'accordo con questo. Allora, io riprendo la parola. Io personalmente sono d'accordo con te, e soprattutto mi viene in mente anche
nel caso di progetti fatti da ragazzi più grandi che, insomma, credo che vivano anche a volte la presenza dei genitori come una presenza piuttosto ravvicinata anche quando sono a scuola, e io dal mio punto di vista professionale la trovo una cosa non sempre positiva, ecco. Quindi non lo so, mi capita anche di pensare ora mentre sto parlando a un'esperienza che ho vissuto quest'inverno. Non si parla di twinning, ma si parla di robotica. Ho portato mio nipote, che è piccolino, a 10 anni, a un evento organizzato dalla Scuola di Robotica di Genova, a cui all'Officina Colinelli, a, non mi ricordo se si chiama Opificio o Officina, mi perdonerete, a Bologna, comunque un posto magnifico, e i bambini che facevano i workshop insieme ai formatori erano quasi tutti tallonati dai genitori, e io la trovo veramente una cosa, c'è, cioè, questo contatto quasi, diciamo, quasi inseparabile, no? Continuo. I bambini non hanno, e a maggior ragione quando sono più grandi, non avere uno spazio, mi sembra proprio, diciamo, mi sembra eccessivo e non corretto. E guardavo anche altre domande. C'è una domanda di Francesca Iannucci che ci chiede, premetto che non sono nuovissima sui twinning, dal punto di vista formale ed organizzativo è necessario far approvare il progetto al collegio dei docenti? Dunque, ti rispondo io, poi sentiamo anche Francesca o chi delle amiche collegate abbia un'opinione e voglia dire qualcosa. Ovviamente non è necessario da un punto di vista, diciamo, burocratico, ma direi lo diventa dal momento in cui si vuole creare quell'integrazione all'interno del percorso curricolare. Quindi è importante pensare, non ultimo per la valorizzazione dell'attività e di ciò che tu fai come docente nelle tue classi, ma naturalmente in un'ottica più ampia, diciamo, vedere integrata l'attività che tu svolgi all'interno del TOF, e che i twinning venga inserito nel TOF. E questo, insomma, è un consiglio sicuramente spassionato. E dopodiché i twinning può essere inserito nel TOF anche per la formazione, no? A livello regionale, questo che è un webinar, ma molti altri appuntamenti in presenza, a livello sia regionale che, scusate, provinciale prima, poi regionale e ovviamente nazionale, organizzati dall'unità nazionale Twinning, e poi anche internazionale organizzato dai Twinning Europa, sono tutti momenti di formazione molto, molto di qualità, e soprattutto, diciamo, che consentono a docenti di lavorare in collaborazione, sia all'interno della scuola che all'esterno. Quindi sì, la risposta dal mio punto di vista è assolutamente, ma non perché sia obbligatorio, nessuno ti obbliga, puoi anche provare a fare un piccolo progetto, dico piccolo semplicemente come, diciamo, per tornare al discorso del quali sono le mie necessità, iniziare un piccolo percorso e poi parlarne e portarlo al collegio e farlo inserire nel TOF. Quindi si può procedere da tutte e due le direzioni, però sicuramente l'obiettivo, ritengo opportuno che sia, ritengo giusto che sia quello del inserirlo nel piano triennale dell'offerta formativa e quindi farlo approvare dal collegio. C'è qualcuna di voi che vuole aggiungere qualcosa o su Sì, questo? potrei dire sì, sono pienamente d'accordo. Ad esempio, nella mia scuola, nel PTOF è stato inserito il progetto e-twinning, ma in generale, in maniera tale che sia possibile far confluire all'interno di questo progetto qualsiasi insegnante e qualsiasi progetto fatto dalle insegnanti. Trovavo troppo restrittivo far mettere nel PTOF il progetto che magari stiamo facendo, perché taglierebbe fuori magari altri tipi di progetto. Quindi, bene che ci sia un progetto e-twinning che spieghi quali sono gli obiettivi, in generale le tematiche su cui si lavora, però dando spazio a tanti. È bene che ci sia nel TOF.
Sottolineo. Volevo anche un attimo ricollegarmi a quello che si stava dicendo prima del forum a proposito e d'accordissimo con quello che diceva Simona. Ad esempio, una cosa che a me piace molto è non fare entrare i genitori, ma far sì che siano i figli a farli entrare col loro account, l'account dei bambini, quindi, per spiegargli quello che stanno facendo. Perché ribalta completamente la visione, no? Sono io bambino che ti spiego quello che sto facendo, ma entri con la mia password, cioè ti faccio entrare io tramite la mia password, ma insieme a me. Penso sia molto più costruttivo una cosa del genere, piuttosto del controllo del genitore che entra per conto suo. Io, ad esempio, lo faccio sempre anche con le aule virtuali. Le classi virtuali e non do la password ai genitori, i genitori entrano a vedere quello che si sta facendo accompagnati dai figli. È bellissima anche questa cosa dei bambini che accompagnano i genitori e spiegano, cioè è una incredibile anche attività che i bambini possono fare per il proprio apprendimento, quindi mi sembra doppiamente una cosa ben fatta, insomma. Sì, Mi anche diceva perché il Francesco, bambino che scusa. spiega deve avere consapevolezza, deve sapere anche quello che deve spiegare, quindi c'è un lavoro dietro anche a questo, ovviamente. Certo, e sicuramente anche dal punto di vista emotivo è per loro incredibile avere il papà o la mamma con sé, poter spiegare, essere quindi fieri del proprio lavoro e raccontare quello che hanno fatto con la propria insegnante, i propri compagni o anche con i compagni del paese partner. Quindi bellissimo, penso che sia anche molto emozionante per loro. Certo. Dunque, Francesca Mancini, mentre noi rispondevamo in voce, sta scrivendo una risposta più articolata alla domanda di Adele circa l'autoformazione e quindi potete poi leggerla lì sul file Google Doc che abbiamo condiviso. Ci sono altre domande o questioni o suggerimenti o c'è Sabrina che ci ha salutato, ringraziamo anche lei della sua partecipazione. Perché dunque noi sono le 7:20 più o meno, quindi diamo un attimo di tempo, vediamo se c'è qualcun altro che magari se ci fosse qualcun altro che volesse chiederci qualcosa, altrimenti penso che possiamo anche terminare qui. Sì, concordo. Francesca sta scrivendo che bello incontro denso e proficuo per tutti noi. Io sono concorde e spero, insomma, che anche perché devo dire che questi momenti di webinar in realtà sono molto più ravvicinanti di quanto non possano sembrare sulla carta, perché insomma, ovviamente c'è maggior concentrazione, quasi un lavoro uno a uno, direi, no? Pur essendo in tanti e condividendo insieme tante cose. Quindi anch'io sono molto contenta di questi momenti. Secondo me ne dovremmo fare anche molti di più, considerando che la Toscana è una regione, le cui distanze sono piuttosto incolmabili spesso, no? Penso per esempio a me che sono a Grosseto e delle volte arrivare ad Arezzo sembra quasi di dover scavallare a cavallo il Granducato, ecco, e in questo modo chiaramente si riesce a essere tutti più vicini. Che dite, Francesche? Possiamo chiudere qui? Sì, se non ci sono altre domande, è stato molto piacevole comunque questo webinar. Devo dire anche per me, spero per tutti. E un abbraccio virtuale a tutti, dice Francesca Mancini. Francesca, ce lo fai un saluto? E anche la Chiara Bianchini ci saluta. Ce lo fa? Vai. Certo, io saluto tutti. Si tratta sempre di occasioni di crescita per ciascuno di noi.
cresciamo insieme. In questo senso, volevo prima rispondere anche sul discorso della scuola, la scuola che diventa scuola intera ai twinning. Quindi è bello condividere progetti. Formalmente non siamo obbligati, ma condividere con gli altri, far vedere quello che facciamo, tenere informati gli altri sull'andamento di un progetto è essenziale, secondo me, in una scuola. Che buona parlo, mi dice Mufit. Saluti a tutti e grazie. Io vorrei approfittare anche per fare un grande in bocca al lupo a Chiara per la sua laurea Sì. e sono estremamente contenta che entri nel nostro mondo perché abbiamo bisogno di insegnanti così e lo dice un insegnante che se ne sta per andare in pensione. Bene, diciamo viva il lupo, va. Mufit, poi ti spiegheremo questo modo di dire. A presto a tutti e sapete dove trovarci in caso di bisogno. Buon lavoro a tutti, Grazie. buoni twinning! Sì. Create Twin Spaces.